un contributo da 2.000 a 4.000 euro per le partite IVA. La Regione Abruzzo ha lanciato un bando per l'erogazione dei ristori Covid. Il portale sarà attivo già dal 25 giugno, ma le domande potranno essere inoltrate dal 12 luglio al 3 di agosto. Una misura molto importante che si chiama una tantum, prevediamo dei contributi per le partite IVA e i liberi professionisti che non superano un reddito di 80.000 euro. Va da un contributo dei 2.000 fino a 4.000 in base ai dipendenti. Si tratta di una misura importante che abbiamo voluto mettere in campo in questo periodo di post pandemia, sperando che si possa tornare alla vita normale, per andare incontro a quelle persone che hanno avuto logicamente dei disagi e dei danni a seguito appunto di questa crisi emergenziale sanitaria e non solo. Quindi sicuramente un buon punto di partenza per ripartire, ma sicuramente ne metteremo in campo altre misure per cercare di mantenere i livelli occupazionali e limitare la perdita dei posti di lavoro. E comunque ci saranno tante iniziative sulla formazione, sugli incentivi di assunzione per ridurre l'impatto sociale di questa crisi pandemica. In totale la Giunta regionale ha messo a disposizione circa 4 milioni, ma presto ci saranno ulteriori aiuti, garantisce l'assessore Quaresimale, e i milioni a sostegno delle partite IVA potrebbero diventare 9. Abbiamo fatto già un tavolo, come dicevo in conferenza stampa, ne faremo altri per sentire le parti sociali, per fare un censimento delle richieste lavorative sul territorio, per poi andare a qualificare con la formazione i profili che potranno trovare collocazione nell'ambito lavorativo.